Allora, sto per dirti una cosa. Sei pronta? Dimmi. Non ho mai visto Star Wars. Eh no! Me ne vado. Due uomini uniti come uno solo. Fratelli. Tra voi due c'è un solo re. Siccome questa è una storia arcaica, la storia delle storie, ci ho visto un sacco un parallelismo con Star Wars, perché il fuoco è un po' la forza, abbiamo Remo che è il lato oscuro, è un Sith, e invece Romolo che è un Jedi, praticamente, tanto sappiamo come va a finire. Sì, vi rivedete un po' in questo parallelismo? Allora, sto per dirti una cosa, sei pronta? Dimmi, dimmi. Non ho mai visto Star Wars. Eh no! Eh no! Me ne vado! Sì, ma... c'ho tante persone che rimangono male per questa cosa. E non ho mai visto sta roba. Non ho mai visto Il Signore degli Anelli. Non ho mai visto Harry Potter. Non ho mai visto niente che sia una saga. Non vedo saghe. Forse comincerò adesso, dopo che è successa questa cosa. Però, sì, cioè, sono il lato oscuro, sì. Sì, mi sento. Veramente il lato oscuro questo. Quindi devi... sentiamo il lato chiaro. È uscito fuori il lato oscuro. Tu l'hai visto Star Wars? Guarda, io faceva il vago, hai visto che ho fatto? No, però ho visto Il Signore degli Anelli, ho visto Harry Potter. Ma non ti ha chiesto questo, però. No, è che in realtà ho visto poi cose quando ero piccolo, perché mi ricordo che tipo i cugini, mio cugino lo vedeva tantissimo, che c'aveva tutti i pupazzetti, quello di Star Wars, e quindi mi portava nel suo mondo di tutti questi giocattoli, queste cose. Quindi ho una visione così troppo confusa per dirti precisamente un percorso di Star Wars. C'hai paura che ti fa una domanda adesso? Ma infatti, basta, sono sconvolta. La verità, ero troppo piccolo, cioè, per ricordarmi. Possiamo addentrarci in questa metafora? No, no. Io, diciamo, ci vedo un po' Rocco e i suoi fratelli e Toro Scatenato. Detto questo, non ci avevo pensato, ma sicuramente, come dire, esistono archetipi, se vuoi, shakespeariani, se proprio vogliamo andare all'archetipo di un archetipo che poi è preso da un altro archetipo, e che vedono appunto, in questo caso, come dire, l'ira di Remo, no? Nel senso, la rabbia di un personaggio che perde il controllo in qualche modo di se stesso per cercare di controllare quello che lo circonda. Questo è il rapporto col divino, è la hubris, nel senso la volontà di superare se stessi diventando qualcos'altro e permeare questo qualcosa di un inconoscibile. E c'è dentro questo film un grandissimo rapporto con quello che i personaggi non sanno. Noi siamo abituati a una vita dove tutto è controllo, è tutto chiaro, il cellulare, i rapporti con le persone, l'automobile, il traffico, una normalità che ci avvolge continuamente. Ho provato a pensare e ho provato a calare lo spettatore in un universo in cui tutte queste regole non hanno nessun tipo di senso, senso è tutto per questi personaggi, e poi per lo spettatore è tutto nuovo, quindi la lingua, le immagini, il mondo che li circonda, cercando anche qui di ricostruire un immaginario, un mondo che fosse completamente vero, completamente credibile, ma che allo stesso tempo fornisse a questi personaggi le arene per poter creare un grande spettacolo. Che poi tutto questo, come dire, è veramente la storia delle storie, il racconto alla base di tutto, è una fortuna che il passato ci ha regalato e che ho voluto mettere nel film. Ok, Star Wars è una serie. Tutta la loro Batman almeno, storia. Posso fare una metafora Batman, su Batman? Sì. Perfetto. Batman, sì. Allora... Remo mi ha ricordato il finale del Cavaliere Oscuro, perché è il re che Roma non merita per quello di cui ha bisogno in quel momento. Facciamo questa metafora. Dai, sì. Questa mi piace molto di più. Ok. Uno dei film preferiti di Cavaliere Oscuro, tra l'altro. Sì, lo è. Cioè, è perché è parte di un processo. Quindi oggi ho fatto questa riflessione, ho detto, allora, il primo re, chi è il primo re? È Romolo, è qua. Quello che fonda la città. Però quanto è più chi è più primo re? Chi fonda la città o chi fa il modo di far arrivare chi fonda la città a fondarla? Cioè, se Remo non avesse fatto tutto quello che ha fatto, Romolo sarebbe arrivato a fondare la città? Forse no. E allora diventano tutti e due artefici del loro destino in una maniera diversa, no? Quindi è davvero parte di un processo. Sicuramente si può dire sì che non era quello di cui avevano bisogno in quel momento. Però agisce in una maniera molto forte all'interno di questo racconto, sbagliando, cioè è uno sbaglio importante, quindi è giusto che esista, soprattutto in questa storia. No, io credo che sono entrambi partono da una base, insomma, che è la stessa, siamo
sempre stati insieme e quindi è soltanto che in questa condizione umana che peggiora sempre di più che ci moduliamo diversamente, è soltanto che il nostro tra i due poi a un certo punto è come se il nostro, la nostra aggrapparci alla sopravvivenza con tutti i mezzi che abbiamo è sempre però in una scelta tra l'amore di mio fratello e quello che è il volere degli dèi. A un certo punto però quando mi danno quel bastone dove mi dicono adesso tocca a te, è come se a un certo punto Romolo diventa un tramite tra il volere degli dèi e l'amore per mio fratello. È come se a un certo punto c'è qualcosa più grande di noi che mi ha chiesto di dover superare l'amore nei confronti di mio fratello. Ma è vero che probabilmente se lui non faceva non accadevano tutti questi passaggi, probabilmente non potevo arrivare a diventare re. Quindi è tutto vissuto in simbiosi sia come rapporto ma anche poi fino ad arrivare al fondatore di Roma. Mm-hmm. Al di là di Nolan, il discorso qui è che Remo costruisce dentro di sé un sentimento di dualità, di potere, di controllo, di forza, che alla fine in qualche modo implode, ma resta vivo dentro il fratello, dentro Romolo. Romolo alla fine ce lo dice chiaramente: questa città nasce dal sangue di mio fratello. E Romolo soffre sinceramente questa conclusione. E proprio qui io mi sono chiesto come era possibile raccontare una storia dove un fratello deve uccidere un altro fratello, come dire, come se questa fosse la cosa più normale del mondo. Questa qui è un clash sentimentale incredibile che io volevo fosse molto forte, volevo che lo spettatore lo sentisse, e quindi la storia parte dall'amore che questi due personaggi hanno, si proteggono, si amano, si aiutano in un universo, in un mondo ostile, ma da quello parte e arriva qualche cosa che è un'avventura, perché ovviamente loro avranno poi un compito che è un compito più grande di loro, e dentro questo grande compito devono fare il possibile per sopravvivere oppure per dare significato alla propria esistenza. Non è spoiler perché sappiamo com'è la vicenda. Roma, una grande città, un grande impero come Roma, è fondato su sangue versato tra fratelli. Quindi se l'origine di Roma è così, che speranza abbiamo noi adesso? Come possiamo fare? Ti potrei dare un paio di indirizzi a cui andarlo a chiedere e ti sarebbero risponderti meglio di me. Non lo so. Credo che insomma il momento storico che stiamo vivendo in questo momento sia fortemente relazionato alla storia che abbiamo raccontato nel film. Questo mi spaventa molto perché sul nostro film c'è scritto 753 avanti Cristo ed oggi c'è scritto 2019, sono passati un po' d'anni, ancora la situazione è abbastanza grave. E in questo c'è, mi sento di usare una cosa che sto usando molto in queste ore per spiegare il mio punto di vista, c'è nel film una componente molto forte sulla tematica dell'importanza della comunità rispetto a quella dell'individuo da solo, cioè la comunità, le persone che hanno a che fare con le persone, le persone che condividono il loro pensiero possono ricercare la salvezza. Chi cerca e pensa di poter fare tutto da solo, alzando dei muri, chiudendo delle porte, chiacciando delle barche, questa roba non porta da nessuna parte, insomma. No, io credo sia la fondazione di Roma, penso ci faccia, legandoci al finale del film, è come se un po' ci lascia un po' una coscienza di come tutto questo è nato, come di quanto sia importante il mondo in cui viviamo, di quanto sia importante rispettarlo, di quanto valore ha proprio tutto questo. Oggi noi lo viviamo con una grande semplicità, come fa parte della nostra quotidianità, ma tutto quello che noi vediamo ha un valore che deriva da tutto questo. Diciamo che il finale del film ha uno sguardo duro e drammatico rispetto alla fondazione dell'Occidente, perché è lo sguardo vero che ci hanno dato gli storici, perché Romolo aggrega i poveri, gli assassini e gli esuli, dice Strabone, dice Plutarco, però nello stesso tempo ho voluto dare una speranza a questo sguardo, quindi la costruzione di qualcosa che parte nuova, la costruzione di qualche cosa che, se vuoi, trova fondamento lì dentro, ma che poi cresce e deve uscire da questo. La contemporaneità è un qualcosa di complicato, di oscuro, e questo film, secondo me, la racconta in pieno. Grazie mille. Grazie, Valentina. Grazie.
Sic, devi prendere tieni. Questo chiedono gli dei.